Martedì 7 luglio 2015 a Firenze, in via dell'Amorino, si inaugura una nuova galleria, una bella notizia per i nostri telespettatori, soprattutto per gli artisti, soprattutto per quelli che le frequentano le gallerie, è una notizia di segno positivo. Si apre in via dell'Amorino, che negli anni sta diventando la via delle gallerie a Firenze, la via Margutta di Firenze. Grazie a Agostino Dessì, che è stato un pioniere di questa strada, piano piano Agostino è riuscito a coinvolgere tante persone, a aprire degli spazi espositivi, degli studi e di destinare anche spazi come il qui vicino albergo a attività espositiva in alcune sale di relax. Oggi chi apre questa galleria è un giovane, questa è una notizia doppiamente positiva. Si chiama Lucio Parrillo, lo vedete inquadrato al mio fianco, è la prima volta che appare nella nostra rubrica Incontri con l'arte, anche perché, come abbiamo detto, è giovanissimo, però da oggi speriamo di averlo sempre più presente nella nostra rubrica. E vi leggo alcune note biografiche perché, essendo la prima volta, appunto sono indispensabili per introdurre l'intervista. È uno dei maggiori illustratori pittori italiani, oggi riconosciuti al mondo per quanto riguarda l'illustrazione e i comics. La sua arte spazia dalla pittura pop surrealista fino all'arte sacra. Negli ultimi anni ha esposto in gallerie d'arte in tutto il mondo e nelle migliori rassegne internazionali dedicate all'illustrazione e all'arte negli Stati Uniti e in Europa. Appassionato e studioso della storia dell'arte italiana, Lucio utilizza per le sue opere un misto tra la tecnica tradizionale e un pizzico di tecnologia. Le sue opere sono apparse sulle migliori riviste di settore e non, copertinista e disegnatore di interni per la Marvel Comics, per Magic the Gathering, Dungeons and Dragons, Warcraft, Rollmaster e tanti altri giochi di ruolo e non, copertinista per la serie di Vampirella e World of Mars, di cui ha realizzato numerose copertine, gli stessi personaggi creati dal maestro Frank Frazetta, ma anche copertine per Red Sonja, pronuncio bene? Sì, sì. Non sono un grande lettore di fumetti, Conan il Barbaro, The Expendables, City of Dust, Radical e anche numerosi concept e character design per videogames degli ultimi 15 anni. Oggi, oltre a proseguire il suo lavoro di illustratore, insegna pittura e illustrazione presso la Scuola Internazionale di Comics. Questo lungo preambolo era necessario per inquadrare Lucio Parrillo e per i nostri telespettatori. Poi da domani chi verrà in via dell'Amorino lo conoscerà personalmente e avrà soprattutto modo di conoscere la sua arte, che ora noi presentiamo ai telespettatori, non prima però di averti chiesto come hai deciso di fare il grande passo, aprire uno spazio nel cuore del centro storico di Firenze, uno spazio di grandi dimensioni che tu destinerai solo a spazio espositivo o terrai anche lezioni, visto il tuo ruolo di docente? Sì, dunque, principalmente un atelier, diciamo una bottega vecchia maniera come si usava, diciamo, nel 600, nell'800, cosa che ormai, diciamo, è sempre più difficile trovarne in giro per l'Italia. Quindi diciamo che lo scopo è quello di, intanto è il mio studio, quindi di lavorarci dentro principalmente, poi comunque siccome lo spazio è grande, dare possibilità a molti artisti di esporre, quindi di farsi vedere in una città come Firenze, una città d'arte come Firenze, con un passato storico tra i più importanti al mondo, e soprattutto, cosa principale, dare spazio a chi fa appunto l'arte del realismo figurativo, fine art, imaginative realism, fantasy art, anche comics, perché principalmente che è successo in questi ultimi anni in Italia? Sono stati un po' messi da parte, no? Sono stati un po' messi in un secondo piano rispetto all'arte moderna, all'arte astratta. Tu però ribadisci nella tua biografia che stai con un piede nel fantasy e con un piede nel Rinascimento. Sì, 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 infatti, cioè, nel senso, io ho studiato, cioè la mia tecnica in realtà è la tecnica che si è sempre usata dal 600 fino ad oggi, è la tecnica che hanno usato i maestri del passato, l'ho studiata e la metto in pratica.
con soggetti moderni. Quindi una volta il committente era la Chiesa o magari i ricchi, diciamo, privati, Lorenzo de' Medici o comunque il Papa o i cardinali. Oggi i committenti sono magari le case editrici, sono case produttrici di film. Qualche banca, sempre meno. Sì. Ma insomma, no, principalmente si lavora per produzioni cinematografiche, videogames, comics, insomma multinazionali che hanno a che fare con il cinema. Quindi di conseguenza cambiano solo i soggetti, cioè nel senso noi utilizziamo le stesse tecniche per comunque realizzare dipinti fatti ad olio, fatti ad acrilico, con le stesse tecniche, con un pizzico anche di digitale, perché c'è sempre anche quello, però principalmente sono le stesse tecniche con soggetti moderni, quindi soggetti dei nostri giorni, come penso avrebbero fatto anche i pittori del passato se avessero avuto questi committenti. Quindi, però purtroppo in questi ultimi anni le gallerie hanno sempre messo un po' da parte questo tipo di arte, quindi l'arte figurativa, l'arte fantasy. Perché hanno messo da parte giovani e quindi infatti, questo tipo quindi di... Quindi diciamo che stiamo... Questa è un po' una... arte è legata ai giovani. Insomma. Sì, quindi è un po' una rivincita, nel senso che vogliamo proprio dare spazio a tutti coloro che fanno questo tipo di arte, che difficilmente trovano i loro spazi nelle gallerie. Poi in una città come Firenze, che è anche piccola, è anche abbastanza difficile, insomma, trovare spazi. Un po' chiuso, sì. Diciamo. E in più sarà il mio atelier, quindi sarò qui a lavorare insieme agli altri artisti. Cosa ti ha intrigato di questa strada? Agostino è un grande promotore di questa strada, sì. Però questa strada sta cominciando ad avere un fascino, un po' la strada degli artisti. Sì, sì, proprio il fatto che c'erano intanto tanti altri artisti come Agostino, come Caterina Balletti, e questa è una cosa interessantissima, perché mi auguro, insomma, che nel giro di pochi anni possa diventare il vicolo degli artisti, cioè la famosa Artist Alley, come nelle città americane, come San Diego, come New York, insomma un posto dove ci siano, come in Francia, come a Parigi, cioè il posto dove ci sia la strada degli artisti, dove i turisti, dove le persone comunque che abbiano voglia di vedere un po' di sanno arte, che se vanno lì ci certo, trovano, respirano arte. Perfetto, sanno che il quartiere di San Lorenzo, che è uno dei più importanti storici di Firenze, ha comunque una strada dove c'è dell'arte, cioè dove si può fare una passeggiata e guardare le vetrine e vedere artisti, scultori, pittori di ogni genere. Questa è una cosa bellissima, mi auguro che possa diventare, lo è già un po', però mi auguro che possa diventare sempre totalmente più votata. Certo, sarebbe bellissimo. Si è parlato di fare soprattutto d'estate delle scene degli artisti con i cavalletti certo, in mezzo certo, alla sì, strada sì. Sarebbe bellissimo. Senti, la regia fino a questo momento ha visto la galleria e in particolare i tuoi quadri, però c'è anche un altro artista che espone certo. In questi giorni, siccome è canadese non so se parla la nostra lingua, ma sì, se sì, lo sì. Vuoi presentare tu ai nostri telespettatori. Abbiamo due artisti fantastici, bravissimi, ma non solo, ma sono due artisti di fama internazionale. Michael John Angel, che è il fondatore della Angel Academy di Firenze, che è una delle scuole d'arte, dell'Accademia d'arte più famose al mondo al momento. Loro si occupano appunto di fine art, sono penso il top al momento a livello internazionale. John Angel, appunto il fondatore, espone qui da noi per questo mese. In più abbiamo anche Martino Correia, che è un altro insegnante dell'Angel Academy, anche lui famosissimo a livello internazionale. Sono tutti e due canadesi. John Angel vive qua a Firenze, Martino è qui di passaggio per un mese perché sta facendo un workshop. Quindi ho questo onore, diciamo, questo piacere di poterli avere ospiti nella mia galleria. E in più c'è anche mio padre, che è Walter Parrillo, che espone anche lui insieme a me. Anche lui è scultore, pittore di arte sacra. Quindi... Magari se riesci, perché certo. Ora comincia ad esserci un po' meno persone, perché sono trascorse quasi due ore dall'inaugurazione ufficiale, se riesci a mandarli alla nostra postazione avremo piacere di farli conoscere anche ai nostri telespettatori. Noi ci rivedremo senz'altro, ma senz'altro
i telespettatori verranno a incontrarti, a vedere questa nuova galleria, soprattutto gli artisti. La tendenza della galleria l'hai già evidenziata, però credo che poi magari, se verranno degli artisti a proporsi, tu limerai un po' le certo. cose, non credo che rimarrai ancorato solo a questo tipo di espressione, ma ti aprirai altri innesti, altri contenuti. Sì, sicuramente, infatti già le sculture di Agostino comunque spaziano un po' da un genere a un altro, quindi sono belle anche per quello, insomma. Agostino De Sì, che è stato un pioniere di questa strada, è stato il primo a investire, a comprare un fondo, a trasformarlo in galleria e a coinvolgere un po' tutti gli altri commercianti della zona a dedicare degli spazi o totalmente o parzialmente all'arte. Anche questa nuova galleria nasce sotto il segno di Agostino, perché da tanto tempo, questo era un vecchio magazzino, lui lo proponeva un po' a tutti, invitandoli a venire qua, a investire, a credere in questa strada, e Lucio ci ha creduto. Lucio è stato uno di quelle persone, uno dei creativi che ha creduto nella strada e ha aperto questo studio dove si fa una parte mostre, esposizioni, altra parte lui si interessa anche di scuola e di stage dei comics. Della scuola di comics. Oggi è l'inaugurazione della mostra e ci sono qui presenti diverse opere di Lucio e del papà anche. E c'è tanto pubblico internazionale, qui sentiamo parlare un po' tutte le lingue, l'italiano è minoritario. C'è un altro artista presente alla mostra che è canadese, che ha fatto diversi ritratti, è un pittore alla vecchia maniera, un bel impasto cromatico, e sono tutte persone che operano dappertutto in tutto il mondo, quindi hanno una cerchia di amicizie che spazia dagli Stati Uniti al Canada, al Giappone, insomma c'è un po' dappertutto, c'è un po' di bella gente di tutto il mondo. L'orizzonte di Via dell'Amorino si amplia sempre di più. Si amplia sempre di più, questo è veramente uno spazio che dà maggior luce. I fiorentini devono dire grazie a Agostino, che ha investito tanta passione oltre che denari suoi in questa strada e sta cercando di... nel progetto. Bene, tanti auguri. Sono molto contento a vedere questa mostra, questa galleria che è bellissima. Io sono il direttore di una scuola d'arte qui a Firenze che si chiama Angel Academy of Art, e noi cerchiamo di promuovere l'arte realistico, fantasmo, help me, thank you. E vedo qui l'opera di Lucio, è buonissimo, bellissimo. Io studiavo con Anigoni negli anni 60 e lui, il grande maestro, lui era molto depresso sempre perché il mondo non si accorde dell'arterialismo, ma ora sì, purtroppo lui è morto in 1988 e lui non ha visto questo rinascimento dell'arte realistico rappresentante. Ok? Ah, è un onore essere qui con Lucio, siamo amici da abbastanza anni. Infatti ci siamo conosciuti in San Diego, Festival di Comics, perché io sono un grande appassionato di comics, però faccio art figurative più classiche, e poi abbiamo diventato amici e da lì fino ad oggi siamo amici e mi piace essere qui con lui. Concludiamo il servizio ricordando ai telespettatori che oltre alle opere che sono appese alle pareti e che vi ha proposto la regia, qui troverete anche, lo vedete alle nostre spalle, tante pubblicazioni illustrate da Lucio Parrillo, e quindi sarà anche un ulteriore momento di approfondimento della sua arte. Noi ti diamo l'arrivederci, ti facciamo intanto gli auguri per Grazie. Questa attività, sperando che ci possiamo incontrare sempre più spesso per tante mostre, e speriamo Grazie. Che questa strada diventi sempre più il cuore dell'arte a Firenze.